Ci può essere una parte del PD e una parte di un pezzo, come dire, sindacale che ha deciso di provare a darci, diciamo così, un segnale, peraltro senza buttarsi in un'alternativa al Partito Democratico, perché come vedete fuori dal PD, alla sinistra del PD e fuori dal recinto della coalizione che abbiamo fatto, Tsipras raccoglie un 3-3,5%. C'è una parte che è voluta stare a casa, una parte di quelli che sono stati a casa credo che abbia voluto dare un segnale che va ascoltato, ma insomma, come sempre in politica, no, ci sono scelte legittime che possono essere fatte anche magari in questo caso laddove in realtà l'elezione era per il Consiglio regionale e l'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna. Però sul tema dell'astensione vorrei su questo sì che non fosse un tema che riguarda solo il Partito Democratico, perché ci sono un po' tutte le forze politiche, probabilmente solo la Lega Nord, che hanno un dato di astensione rilevante rispetto al voto precedente assoluto delle europee, ad esempio, e peraltro il voto alla Lega non è un voto che fa crescere il centrodestra, ma perfino lo fa dimagrire, perché sostanzialmente uccide Forza Italia.